La storia comincia nel 1966 con Vittorio Descalzi, non ancora diciottenne, che forma un gruppo con un altro giovane giunto da Livorno a Genova per perfezionare i suoi studi, Pino Scarpettini, che sarà poi patron del premio Rino Gaetano Spazio d'Autore che per 10 anni si è svolto a Termoli. In quel momento nascono i Trolls. Li abbiamo fondati insieme, anzi il Deus Ex Machina, l'idea dei Trolls è proprio di Pino Scarpettini. La timeline scorre veloce. Nell'album dei ricordi l'aveva aperto nell'aprile 1967 il concerto dei Rolling Stones a Genova. L'anno successivo un concept album che segna la collaborazione con Fabrizio De André. Una storia di successi che prosegue scandita da canzoni che sono nel cuore di tutti, come Una miniera, dedicata alla tragedia di Marcinelle. Una miniera è il mio pezzo preferito. È quello a cui sono più legato e ogni volta torna tristemente di moda. Noi su Marcinelle, come molisani, comunque abbiamo una ferita aperta. E noi adesso abbiamo il ponte a Genova, che speriamo si ricostruisca in fretta, e una ferita difficile da rimarginare. Tema portante delle due serate di Campobasso, il concerto grosso, nato da un'idea di Luis Bagalov. L'adagio irrompe con le sue emozioni, nel parallelo alternanza che scandisce la musica cosiddetta prog, rock e classica, accenni pop e sfumature barocche. Sul palco c'è molto Molise, diretta da un virtuoso del violino come Roberto Izzo e l'orchestra Stil Novo, eccellente nel rendere le partiture. 2 ore di spettacolo, di voci, di racconti che passano anche per grandi successi come quella Carezza della Sera, Aldebaran, fino a fermarsi alle 7 stagioni dei sentimenti, The Seven Seasons. In una delle esecuzioni anche il soprano Flavia Colagioia di Montenero di Bisaccia. Due minuti di standing ovation dopo il lungo bis concesso da Descalzi e tutti i protagonisti di una serata che, oltre a raccontare una bellissima storia, rimarrà impressa in quelle pagine.